Fondamentalmente la formazione efficace ha due caratteristiche: deve essere sempre disponibile e deve essere anche pratica. E noi abbiamo messo insieme queste due caratteristiche nei corsi online. C'è una terza caratteristica importante che deve prevedere un tutoraggio, deve prevedere un'azione di coaching da parte di professionisti più esperti che ti guidino nel percorso evolutivo. Quindi per me, che sono stato docente alle superiori, anche docente all'università, per me seguire il percorso formativo dei più giovani è fondamentale. Non li puoi abbandonare a un libro o a un videocorso online, devi seguirli poi anche nelle fasi successive.